La Regione Toscana ha siglato con la Società della Salute di Firenze e con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze un protocollo per garantire alle persone con disabilità grave senza sostegno familiare consulenza fiscale, patrimoniale e giudiziaria gratuita nell'ambito delle misure previste dalla legge nazionale del 2016 sul Dopo di Noi. La Toscana già da 10 anni prevede misure per i disabili che restano senza famiglia con un finanziamento tra risorse statali e regionali di 11.250.000 euro. Sono 28 progetti che abbiamo realizzato in Toscana a seguito della legge e dell'aumento dei fondi stanziato dalla Regione Toscana, ma insieme a questo c'è un protocollo d'intesa con l'Ordine dei Commercialisti per la piena attuazione di questa legge, che contiene anche tutta una serie di strumenti di tipo giuridico amministrativo che sono anche abbastanza complessi e che quindi hanno bisogno spesso di un supporto competente per aiutare e orientare le famiglie e le associazioni al loro utilizzo. La Società della Salute di Firenze, nell'ambito del protocollo siglato, dovrà fornire collaborazione e supporto per favorire il corretto svolgimento delle consulenze. Noi ci auguriamo che, partendo da Firenze, poi questo possa estendersi anche ad altre realtà. Se consideriamo già solo su Firenze, noi abbiamo circa 70 posti attivati con il Dopo di Noi e tante realtà che ci lavorano intorno, per cui questo supporto diventa realmente importante. L'Ordine dei Commercialisti di Firenze si impegna a offrire consulenza gratuita ordinaria o di primo orientamento alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle associazioni. Ritengo indispensabile far vedere che la nostra categoria è una categoria che si è inserita e che si inserisce e dovrà anche in futuro farlo in tutti i modi dentro la società civile. La Regione Toscana si impegna a comunicare obiettivi ed esiti del protocollo in previsione di allargare l'iniziativa a tutto il territorio regionale.